Professore Erlacher, sistemi a pannello, sistemi a telaio di edifici in legno, quali sono le differenze e gli ambiti applicativi? Allora, ricordo soprattutto che fino a qualche anno fa il sistema prevalente era il sistema telaio, poi invece è arrivato quello a pannelli. Secondo me sono ambedue ugualmente interessanti, anche se ci sono delle differenze. Le differenze sono soprattutto che il sistema a pannello ci viene già fornito semi lavorato dall'industria, per cui è sufficiente poi ancora fare una piccola lavorazione da progetto. Questa è una differenza, mentre il sistema a telaio invece normalmente parte da zero in carpenteria e la carpenteria poi fa gli elementi prefabbricati, per esempio una parete prefabbricata, per cui alla fine viene sempre fornito in cantiere già l'elemento prelavorato, sia a pannelli che a telaio. Un'altra differenza è che il consumo del legno ovviamente è inferiore col sistema telaio, maggiore ovviamente per quello a pannello. Il pannello è un sistema molto rigido, che ha il vantaggio che ha meno movimenti e per cui non dico ha meno problemi, però potrebbe avere meno problemi in caso di movimenti, in caso di sisma, eccetera. Il sistema telaio invece deve essere controventato perché eventuali oscillazioni dovute a terremoti, vento, eccetera, non vadano a creare fessurazioni nella finitura interna o esterna. In caso di un terremoto bisogna dire che c'è un comportamento nettamente differente. Il pannello chiaramente non è un elemento duttile, per cui tutte le forze create dal terremoto vanno a finire nei giunti dei pannelli, mentre il sistema telaio è il sistema duttile, per cui possiamo dire cede a questi movimenti in caso di sisma e assorbe queste energie, per cui è in partenza un sistema molto sicuro in caso di terremoto.